Lucy, non riesco a localizzare l'FDA di Ezio. FDA? Qualcuno può dirmi che succede? Scusa, Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che per trovare i templi dobbiamo recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Minerva l'ha in qualche modo alterata toccandola. Un momento, siamo a Villa Auditore. Sì, il nostro ultimo rifugio in Italia. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo? Sì, esatto. Forse. Esatto, forse? Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinto. O almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo. No, non funziona. Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato i ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E invece no. Seguitemi. È bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Ehi, ho trovato qualcosa. Seguimi. Desmond, io davvero non ho parole. Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui. Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena. Perché non si accende? È bello non essere nell'Albus. Non è esattamente la mia idea di divertimento. Fammi indovinare, tu sei più il tipo che va a letto alle 6. Cosa? Desmond? So divertirmi anch'io. Molto convincente. Sì, mi hai convinto. Ok, dopo che avremo salvato il mondo te lo dimostrerò. Me lo metteresti per iscritto? La luce... Cos'è stato? Io non vedo niente. Fuggite! Prima che i soldati vi prendano! Correte! Via! Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile, ma cerca di distinguere le cose. Concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero? Tra un po' comincerò a disegnare i simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto. Restiamo sul presente, ok? Grande, non si muove.
Ci posso passare sotto? Pronto. Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un sistema. Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta ai pipistrelli. Dove? Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Desmond. Altri fantasmi. Sono qui, ok? Resta con me. Ezio! Ti sei fatta male? No. Nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza. Peggio ancora. Seguimi. E questo? Che cosa vorresti? Bel colpo. Un gioco da ragazzi. Quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromessa di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. Aia. Ho anche detto a Rebecca di allargare l'Animus. Sul serio? No. Si sale. Pronta. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui? Sì, volevo dire Ezio. Non dovrei sottoporti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? Da quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Niente. Bel tentativo. Pronta? Un interruttore! Si è aperto qualcosa! Sono bloccata quassù, ma vedo una leva giù in acqua! Che bello. Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Ecco, ho trovato! C'è un'altra leva poco oltre. Vieni qui! È gelata! Piantala di frignare! Per te è facile, non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Ehi, di qua! Puzza da far schifo. Il solito esagerato. Ricorda, questo è il culmine della tua vita. Sì, sì. Pronta? Sì, vai. Thank you.
perché ci sei tu? Simpatica. Vero? T'ho presa. Grazie. Ezio! Siamo passati e fai presto! È andato. Impossibile saltare. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto. È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Avanti, salta! Ottimo lavoro. Mi spiace per i pipistrelli. A me no. Soldati, ho trovato un'entrata! Uno pensa che le scale portino da qualche parte. E invece no. La vita è una delusione continua. Aspetterò qui. Bene, adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Ah, molto spassoso. Ecco qua. Grazie, Desmond. Tocca a me pareggiare i conti. Grazie. È già qualcosa. Stupiscimi. Ecco fatto. Grazie. Siamo una buona squadra. Ok. Avanti, Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario. Wow. Sembra così vecchio. Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. Ma perché? Desmond! Giusto. Apriamo quella porta.
Qui c'è qualcosa. Riesce ad aprire... Ce l'avete fatta! Ah, alla buon'ora! Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419, 1420 e 1421. Forse dovresti stenderti un po'. Non è nulla, sto bene. Questo posto è stato costruito per durare. Nessun danno strutturale, non c'è neanche campo. Dovremmo essere al sicuro. Portiamo qua giù l'Animus. Ok, qui sembra tutto a posto. Sean, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che... cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. È stata un'idea di Lucy. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il wattaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro? Non so, del caviale. Magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia. No? Va bene, seguimi. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monteriggioni. I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi, non sarei io quello mandato a nascondere il furgone.
Eccomi. Appena in tempo, è quasi l'alba. Sì, si è avviato, possiamo iniziare. Vi sono mancato? No, a nessuna? Ehi, sto parlando ad alta voce, mi sentite? Staccano viste. Iniziamo subito. Forse avrei notato, ho fatto alcune migliorie all'Animus, ma ho anche inserito un nuovo programma di addestramento virtuale. Qui puoi affinare tutte quelle mosse da sballo che hai imparato dai tuoi antenati. Ora apro una missione. Puoi accedere ad altre missioni virtuali dal desktop. Man mano che completerai le sessioni, caricherò altre sfide. Per impedire al tuo subconscio di rigettare gli ultimi ricordi di Ezio, devi viverli nell'ordine registrato dal suo genoma. Evidenzia la sequenza 2, Desmond. Ora selezionala e potrai vedere i ricordi al suo interno. Dopo che avrai sbloccato un ricordo in questo menu, potrai riviverlo tutte le volte che vuoi. E se ci sono dei ricordi che preferisco dimenticare? Desmond, ascolta, è importante. Se hai bisogno di riposare, scollegati dall'Animus. Puoi uscire dalla macchina quando vuoi. Sono pronto a iniziare, tranquilla. Un'ultima cosa. Se incrementi la tua sincronizzazione vivendo gli eventi esattamente come Ezio, potresti anche scoprire qualche ricordo represso. Va bene, iniziamo. Scegli il primo ricordo. Desmond, ho esaminato quei codici a 5 cifre senza senso alla fine dei file del soggetto 16 e credo di aver fatto una scoperta interessante. I codici corrispondono esattamente alle coordinate dell'Animus. Nella banca dati ho contrassegnato con l'icona di un occhio i punti corrispondenti alle coordinate. Probabilmente non troverai nulla, ma insomma, non si sa mai. Calmatevi, il dolore passerà presto. Dove mi avete portato? Da nessuna parte. È stato un uomo a lasciarvi qui. Ha detto qualcosa? Solo questo. Dovrete incontrare Messer Machiavelli davanti al mausoleo di Augusto. Vi aiuto a vestirvi. Questi abiti me li ha dati l'uomo che mi ha portato qui. Sì, messere. Roma. Sì, o quel che ne rimane da quando i Borgia sono al potere. E il mausoleo? Sfortunatamente non è visibile da qui. Forse lo è dal tetto di quella chiesa. Sì, ma le scale sono inaccessibili. Ah, non sarà un problema. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Devo trovare un medico. Salute, mi serve una medicina. Fate vedere.
Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. 4 dottori su 5 suggerirebbero le sanguisughe, ma non è dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro? Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Un uomo della mia età. Ma senti. Le condoglianze per la scomparsa del loro ambasciatore. Signore. Vi prego. La schiena. Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Gli faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i Borgia. Machiavelli può attendere. Penso ancora al mio amato. Situazione così disastrosa che persino i gatti se ne... E la tua famiglia? È fallito, Ale. Sai, al bambino ci penso ancora. Una madre... Particolare interesse è la tariffa per l'indulgenza relativa ai baci in assenza di promessa di matrimonio, fissata in 1000 fiorini. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi. Non solo dobbiamo pagare per le loro guerre. Avete un fiorino? Ehi, hai un problema con me? Do sua stessa richiesta l'esecuzione del condottiero. Il villaggio di Ferentino, che per qualche tempo non potrà più contare sull'afflusso di malati alle sue sorgenti termali, ha istituito una fiera della pasta per una settimana. Le terme restano comunque la tradizione principale. Ehi, Desmond, non so se cerchi qualcosa del soggetto 16, ma l'ultima volta l'occhio dell'aquila è tornato utile.
finché quel porco non l'ha violata. Perché non l'ha soltanto uccisa? Perché non l'ha soltanto uccisa? Persone che l'hanno vista crescere hanno applaudito quando l'ha sputata addosso. Hanno sorriso quando il suo collo... Posso capire. Come potresti? La mia Livia era innocente. Anch'io ho perduto persone care così, per tradimento. Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle. Minaccia di impiccarmi se la depongo. Quando sei pronto, deponila. Ci penso io al carnefice. Escati in pace. Addosso! Ti trascinerò! Salvami, ti prego! All'inferno con...